L'idea dell'app nasce dall'esigenza di trovare delle soluzioni per i stabilimenti balneari e le strutture con cui noi già collaboriamo come servizi di intrattenimento turistico, che poi naturalmente diciamo, abbiamo aperto a qualsiasi forma di attività, oltre a quelle con cui collaboriamo, per risolvere i problemi di quest'estate riguardanti il Covid-19, le restrizioni, il divieto di assembramenti principalmente. Esistono anche app del genere, in realtà. Noi abbiamo avuto la fortuna di fare una sinergia tra due realtà, una technology e diciamo, un background artistico che più compete al nostro campo. E unendo diciamo, queste forze siamo riusciti a creare questa applicazione che riuscirà a risolvere i problemi di assembramento presso stabilimenti balneari o strutture che hanno chioschi in spiaggia. E andranno a fare da palliativo per, diciamo, il servizio di animazione turistica, che quest'anno sarà molto limitato, quasi diciamo nullo, perché per le ultime norme vigenti praticamente non prevedono qualsiasi forma di animazione, di assembramento, attività sportive. C'è un funzionamento molto semplice questa applicazione, uno style molto moderno e intuitivo. Per quanto riguarda, diciamo, l'utilizzo, per quando il client o l'amministratore che comunque utilizzerà, usufruirà maggiormente dell'app di questo servizio, ha un'interfaccia con cui riuscirà a monitorare e a gestire in maniera molto veloce ed efficace gli ordini fatti direttamente da sotto gli ombrelloni dai propri clienti. Per quanto riguarda invece il lato dei clienti finali, stessa interfaccia molto semplice, entrano, mettono il codice del stabilimento balneare e il numero dell'ombrellone. Successivamente saranno in grado di poter vedere il listino pezzi con tutti i servizi offerti dallo stabilimento balneare. Su questa cosa noi ci abbiamo lavorato molto e ci abbiamo anche riflettuto nel creare un servizio quasi unico perché l'app è praticamente customizzata. A differenza magari di altri competitor che hanno utilizzato un modello stile Just Eat o similare, noi abbiamo creato un'app che è completamente personalizzata e quindi questo è diciamo uno dei nostri punti di forza principali. Allora, i costi dell'app sono molto semplici, c'è una fee d'ingresso di 80 euro più IVA, quindi un costo abbastanza irrisorio, e una percentuale sulle operazioni effettuate. Questo perché abbiamo fatto questa scelta? Per il semplice motivo che, essendo che siamo in un periodo di, diciamo, incognite, non sappiamo come, quando, come fluirà il turismo, abbiamo ipotizzato questa forma di vendita in maniera tale da non far pesare troppo anche sugli stabilimenti balneari o le strutture il peso del costo di questa app. Quindi praticamente il costo principale sarà fatto in base alle operazioni effettuate, che è solo che del 7%. Quindi per far capire, su un euro sono 7 centesimi, quindi stiamo parlando di piccole cifre.